la dottoressa Lisandri di Braccialetti Rossi. Carlotta, benvenuta. Te la presento subito. Grazie, buonasera a tutti. Mi intrufolo perché vedo che il video un po' sta migliorando, nella speranza che non si senta solo il sonoro, perché il film proprio si caratterizza come racconto per immagini, quindi ci servono inevitabilmente le immagini. Sono molto contenta di essere qui a Guglionesi, ho degli amici che sono qui, che hanno passato qui la loro infanzia. Io sono stata a Guglionesi tanti anni fa, e diciamo forse 7-8 anni fa, sì. E quindi in vacanza. Sì, in vacanza. Oggi vengo, insomma, spero che sia nel frattempo che loro cercano di risolvere questo problema video, se volete farmi delle domande io sono assolutamente a disposizione. Questo è un film, io ho lavorato, intanto ve lo introduco un pochino, ho lavorato con la regista Francesca Comencini, che non è Cristina Comencini ma è Francesca Comencini. Avevo fatto una cosa in teatro con lei, con altre 6 donne, cioè in tutto eravamo 6, quindi altre 5, se la matematica non è un'opinione, e mi pare di no. Quindi ho fatto questa tournée teatrale con lei, e dopodiché lei aveva questo film nel cassetto. Questo film nasce da un libro che anche lei ha scritto, ha come origine una storia vera, un accadimento che è proprio della regista, diciamo, e la voglia comunque di lavorare ancora insieme. Ed è un film particolare perché è sicuramente una commedia, ma anche molto peso, diciamo, perché si parla di storie d'amore. Quando si parla di storie d'amore, sì, c'è un po' di divertimento e c'è anche un po' di dramma, di solito. Poi non lo so voi come l'avete presa. Qui c'è la parte più anziana, qui c'è la parte più giovane. Poi io spero che alla fine del film... vabbè, uno è andato bene, uno è andato male, quello si è messo con quell'altro, quell'altro si è messo con quell'altro. Insomma, non è sempre liscia la vicenda amorosa. Questo è un film che insomma apre delle riflessioni. È ironico, è comico anche a tratti, però è anche, insomma, una cosa che va detta, forse se riusciamo a vederlo, è che il film è costruito come il libro, che potete anche trovare, è un po' andata e ritorno, quindi non è un tipo di racconto unitario, cioè che va da un inizio, c'è uno svolgimento e una fine, fa un po' avanti e indietro. Per esempio io sono l'amica e quando appaio è una cosa che è avvenuta prima. Io ve lo dico perché lì per lì, quando l'ho visto, non me lo ricordavo bene questo fatto e non ho capito bene, e quindi così sapendolo voi ve lo potete godere, invece sapendo che è un racconto che va un po' avanti, un po' indietro, insomma. C'è il signore che vuole fare una domanda già, fantastico. 2,50 euro al signore con i capelli bianchi, bianchi luna, che voleva fare una domanda lei? Marcello. Marcello, fai la domanda. Come va a finire? Ah, dici così, anticipiamo. Va a finire, no, questo sarebbe bello capirlo dopo, perché dopo il film io torno, per cui se avete delle domande, ora non so, non sono la regista, chiaramente vi dico, la mia visione è chiaramente parziale, perché, però vi potrei dire la mia e voi magari dite la vostra. Carlotta, questo lo possiamo dire, che non stiamo spoilerando. No, voglio dire, però tu interpreti un'amica, no? Sì. Che è importantissima quando le storie d'amore iniziano a traballare, no? È un ruolo fondamentale, penso che ognuno di noi questa cosa l'ha sperimentata. Come l'amica, che cosa significa comunque interpretare un ruolo del genere? Ci metti in mezzo anche un po' la tua vita, oppure insomma ti attieni proprio alle indicazioni della pellicola che richiede il film? Dunque, l'amica è strano perché
A me è capitato molto più spesso di stare dalla parte della protagonista. Sì. No, però sono anche un'amica che sa ascoltare, quindi diciamo che le donne di solito fanno un po' tutti e due i ruoli, non so, facciamo sia raccontiamo le nostre tragedie, però anche accogliamo facilmente il disastro dell'altra, anche perché ci va a sentire forse un po' più unite anche, no? Un po' meno sole. Un po' meno sole, sì, diciamo, ma il comune è mezzo cambio, dice. Però, no, nella fattispecie, nel film, insomma, noi siamo io e Lucia, che, con la quale sto lavorando anche adesso, ci siamo incontrate varie volte con Lucia, ci siamo incontrate sul set di Braccialetti Rossi, dove io facevo una dottoressa e lei faceva una mamma che perdeva una bambina, poi ci siamo rincontrate su questo film e adesso io ho finito oggi di girare un film con Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi ci siamo incontrate spesso con Lucia sui set e siamo insomma anche simili per certi versi. È stata carina la scelta della regista, perché ha detto a volte le amiche sono molto diverse e altre volte hanno anche dei tratti comuni, insomma, però diciamo questa è un'amica, poi lo vedrete anche perché il ruolo è molto piccolino, ma sì, è un ruolo importante perché effettivamente è quella che dà un po' il senso di realtà, cioè lei parte per la tangente e l'amica dice meno, un po' meno, però ecco, questa è la caratteristica del film. Che mi sembra che ci siamo? Sì, ecco, è pronto, quindi... Allora, una cosa che dico è dopo, se volete approfittare per farmi delle domande, io sono disponibile sia riguardanti il film, sia invece riguardanti vostre curiosità. Io tornerò alla fine della proiezione. Il film lascia comunque un attimo di sbilanciamento, quindi ci vorrà un po' di tempo, però se voi intanto avete delle domande, ricordatevele. Buona visione, spero che vi piaccia.